Amiche e amici, ciao! Finalmente è arrivata la primavera. E oggi, 23 marzo, giornata mondiale della meteorologia. E dunque mi sono lambiccato per trovare una lettura che facesse emergere gli elementi che questa tematica mi ha fatto affiorare, e cioè l'inerzia dell'essere umano di fronte all'imprevedibilità del volere della natura, che con un sol soffio più sostenuto può decidere di renderci niente in pochi secondi. Così ho scelto L'Incipit de Il Vecchio e il Mare, capolavoro letterario di Ernest Hemingway, pubblicato nel 1952 e premio Pulitzer di quell'anno, che con la sua semplice struttura nello scarno sviluppo dell'azione riesce a mettere appunto in risalto la piccolezza della volontà umana di fronte alle scelte della natura, che in questo caso decide di mettere a dura prova il vecchio pescatore cubano Santiago, impedendogli per più di 3 mesi di pescare un sol pesce per il suo sostentamento. Fatemi sapere che cosa ne pensate e come sempre, buon ascolto. Ciao ciao! Era un vecchio che pescava da solo su una barca a vela nella corrente del Golfo ed erano 84 giorni ormai che non prendeva un pesce. Nei primi 40 giorni lo aveva accompagnato un ragazzo, ma dopo 40 giorni passati senza che prendesse neanche un pesce, i genitori del ragazzo gli avevano detto che il vecchio ormai era decisamente e definitivamente salao, che è la peggior forma di sfortuna. Il ragazzo li aveva ubbiditi andando in un'altra barca che prese 3 bei pesci nella prima settimana. Era triste per il ragazzo vedere arrivare ogni giorno il vecchio con la barca vuota e scendeva sempre ad aiutarlo a trasportare o le lenze addugliate o la gaffa e la fiocina e la vela serrata all'albero. La vela era rattoppata con sacchi da farina e quando era serrata pareva la bandiera di una sconfitta perenne.